Ciao a Chiarine e a Chiarini. Oggi parliamo di un tema caldo e controverso che riguarda tutti noi, il monitoraggio delle comunicazioni digitali nell'Unione Europea. Sì, parliamo dei messaggi nelle applicazioni di messaggistica, in particolare della famosa e famigerata proposta Chat Control, perché ci sono stati degli aggiornamenti importanti. Quindi, cosa sta succedendo? Perché tutta questa polemica e cosa significa per la nostra privacy digitale? Allora, partiamo dall'inizio. Nel maggio 2022 arriva la proposta Chat Control. L'obiettivo dichiarato, almeno sulla carta, è nobile: combattere il materiale pedopornografico online. Ma l'idea di base era, beh, forte. Obbligare tutte le piattaforme digitali a scansionare messaggi, foto, video e link, anche quelli protetti da crittografia. In pratica si chiedeva alle aziende di messaggistica di trovare un modo per leggere messaggi che oggi, per come sono progettati, non possono leggere nemmeno loro. Detto in modo semplice, è come se tu parlassi con un'amica chiudendoti a chiave in una stanza insonorizzata. Nessuno può sentire, nemmeno chi ha costruito quella stanza. Però ad un certo punto l'Unione Europea ti dice: tranquilli, metto solo una porta piccola, la apro solo se serve, promesso. Tipo quella volta che hai detto: vabbè, esco solo per un drink. E poi sappiamo tutti com'è finita. Però quella porta piccola non è proprio una porta qualunque. In realtà è una porta segreta, una backdoor, per usare il gergo tecnico. Una via d'accesso nascosta che può essere aperta dagli agenti autorizzati in caso di bisogno. Solo che quella porta esiste. E una volta che esiste, non c'è più garanzia di assoluta privacy. Perché magari entra solo la polizia, ma magari un giorno entra anche qualcuno che ha trovato il modo di forzarla. Un hackerino o chiunque riesca a procurarsi la chiave. E a quel punto nessuna conversazione è più davvero privata. Capite bene che le reazioni sono state immediate. Molti esperti di privacy, attivisti digitali e tecnici hanno gridato all'allarme: state creando uno strumento di sorveglianza di massa. Ma per capire bene perché questa proposta è così controversa, dobbiamo prima fare un passo indietro e parlare di crittografia, in particolare quella end-to-end. Facciamola semplice: la crittografia è un sistema che prende un messaggio leggibile come iscriviti al canale e lo trasforma in un groviglio incomprensibile, che può essere letto solo da chi possiede una chiave segreta. In realtà, l'idea di trasformare i messaggi per proteggerli è antichissima. La prima testimonianza conosciuta risale a circa il 1900 a.C. in Egitto, dove su un'iscrizione nella tomba di un nobile, lo scriba usò simboli geroglifici insoliti al posto di quelli normali. Non era una scrittura segreta vera e propria, ma un modo per rendere il messaggio più solenne e dignitoso. È il testo più antico che mostra questo tipo di trasformazione. Ma diciamo che il primo vero cifrario è stato creato quando Giulio Cesare usava un metodo molto famoso, il cifrario di Cesare. Che fantasia, eh? Qui ogni lettera veniva spostata di tre posizioni nell'alfabeto: A diventava D, B diventava E e così via. Quando si arrivava alla fine dell'alfabeto, si ricominciava da capo. Cesare lo usava per comunicare in modo sicuro con i suoi generali al fronte. Questo è un esempio di crittografia simmetrica perché si usa la stessa chiave, cioè lo spostamento di tre posizioni, sia per cifrare, cioè trasformare il messaggio in codice, e sia per decifrare, cioè ritornare al messaggio originale. Il problema è che avendo una sola chiave condivisa, se qualcuno riesce ad ottenerla, può leggere tutti i messaggi cifrati con quella chiave. Per questo, per rendere la crittografia più robusta, esiste anche la crittografia asimmetrica, dove si usano invece due chiavi, una per cifrare ed una diversa per decifrare. Un esempio famoso di crittografia asimmetrica è il sistema RSA, che è alla base di molte comunicazioni sicure su internet oggi. In RSA, una chiave pubblica serve a cifrare i messaggi, mentre solo chi ha la chiave privata corrispondente può decifrarli. Così chiunque può inviare messaggi sicuri, ma solo il destinatario può leggerli. La crittografia end-to-end si basa proprio su questi principi. Usa una combinazione di crittografia asimmetrica e simmetrica per garantire che solo mittente e destinatario possano leggere i messaggi. Nessun altro può accedervi, nemmeno l'azienda che gestisce il servizio. E questo è fondamentale per la nostra sicurezza e libertà online. Le applicazioni di messaggistica usano un mix di crittografia asimmetrica e simmetrica per garantire sicurezza e velocità. Funziona così: per prima cosa, con la crittografia asimmetrica, mittente e destinatario si scambiano in modo sicuro una chiave segreta condivisa. Il mittente cifra questa chiave segreta usando la chiave pubblica del destinatario, che poi la decifra con la sua chiave privata. Una volta ottenuta la chiave segreta, questa viene utilizzata per cifrare e decifrare i messaggi con la crittografia simmetrica, che è molto più veloce. Ogni chat genera una chiave simmetrica nuova ed unica. Così, anche se un hackerino dovesse riuscire a scoprire una chiave, questa vale solo per quella chat e per quel periodo. Quindi l'accesso non sarebbe più possibile dopo il cambio della chiave. Se ti interessa, ho fatto un video dove spiego come funzionano questi meccanismi usando HTTPS, il protocollo che protegge i dati quando navighiamo online. Dai un'occhiata se ti va.
Ma come dicevo, la crittografia end-to-end è alla base di molte applicazioni di messaggistica. Per esempio, WhatsApp usa crittografia end-to-end per tutte le chat. I messaggi sono leggibili solo da chi li invia e riceve. Meta, che possiede WhatsApp, non può leggerli. Però attenzione, raccoglie comunque i metadati, cioè chi parla con chi, quando, per quanto tempo. Poi abbiamo Telegram, che comunque è diverso, solo le chat segrete sono cifrate end-to-end, tutto il resto passa dai server di Telegram e quindi può essere teoricamente letto dall'azienda. Signal invece è spesso considerata la regina della privacy, è end-to-end in modo predefinito, minimizza i metadati ed è open source, cioè chiunque può leggerne e controllarne il codice. Quindi se scrivi iscriviti al canale su Signal, nessuno può leggerlo. Su Telegram, se non è una chat segreta, teoricamente sì, e WhatsApp invece può vedere che hai mandato un messaggio a qualcuno da qualche luogo. Quindi, questa crittografia end-to-end è progettata per essere, diciamo, impenetrabile. Però l'Unione Europea non ha mollato l'osso. A giugno 2024, infatti, l'Unione Europea prova ad ammorbidire la proposta. Si parla di scansionare solo media e link, prima della cifratura, con il consenso dell'utente. Ma le critiche rimangono forti. La presidente di Signal parla di semplice rebranding, come una riverniciata per far sembrare accettabile qualcosa che continua a minare la fiducia e la sicurezza dell'intero sistema. A dicembre 2024 la proposta non passa. Germania, Austria, Polonia e altri paesi fanno blocco. L'Italia, che prima era incerta, si sposta per il sì, insieme al Portogallo. Ma la minoranza di blocco tiene e il testo non va avanti. Però la storia si complica ancora un po'. Arriviamo quindi ad aprile 2025. Arriva una nuova strategia europea per la sicurezza interna. Si chiama Protect EU. Ha un respiro molto più ampio di chat control. Vuole combattere non solo la pedopornografia online, ma anche terrorismo, disinformazione, criminalità organizzata e cyberattacchi. Si parla di potenziare le agenzie europee come Europol, Eurojust e Frontex, ma anche di attuare PRUM2, ovvero quel sistema che facilita lo scambio di dati biometrici tra polizie, impronte digitali, DNA, immagini facciali, insomma, parecchi dati sensibili. Se ti stai dicendo adesso, ma tanto già ci spiano tutti quanti, la risposta è no, almeno non in modo generalizzato. Per spiare davvero una persona serve uno spyware molto sofisticato, costoso e non così facilmente accessibile. Quindi, salvo casi specifici e mirati, non siamo sotto sorveglianza continua da parte di questi sistemi. Se ti interessa, ho fatto un video sul caso Paragon e su come funziona lo spyware Graphite, che ha spiato anche i giornalisti italiani. Dagli un'occhiata. Ma proprio qui entra in gioco un concetto chiave, il cosiddetto Going Dark. Going Dark è un termine usato da anni da FBI, NSA e ora anche da autorità europee. Per capirci, è come se le forze dell'ordine volessero leggere un messaggio dentro un baule chiuso. E voi avete buttato la chiave in un burrone. Significa che, a causa della crittografia end-to-end, le autorità non riescono più ad accedere ai contenuti digitali, nemmeno con un mandato. I dati sono cifrati e senza chiavi non si leggono. Le forze dell'ordine dicono: non vogliamo spiare tutti, vogliamo solo accedere legalmente ai dati dei criminali. Il problema è che la crittografia non fa distinzioni, o è sicura per tutti o è debole per tutti. Se metti una porta sul retro per far entrare la polizia, quella porta esiste anche per un hackerino o chiunque trovi il modo di sfruttarla. Ed è questo il nodo del dibattito. Protect EU, pur chiamandosi in modo diverso, ripropone la stessa logica di chat control, ma con una giustificazione ancora più ampia, la sicurezza nazionale. Le associazioni per i diritti digitali parlano di un ritorno sotto mentite spoglie. Stesse preoccupazioni, sorveglianza di massa, rischi per la privacy, attacchi alla libertà di espressione. E ribadiscono un punto fondamentale, cioè che non esiste accesso legale che non crei una vulnerabilità, ovvero una backdoor. Una porta di servizio in pratica, perché una volta creata potrebbe essere usata da chiunque, non solo dalle autorità diciamo buone, e questo potrebbe compromettere la sicurezza per tutti gli utenti. E questo porta al nodo cruciale del dilemma. Da un lato c'è un'esigenza reale e legittima, combattere il crimine e garantire la sicurezza. Dall'altro c'è un diritto fondamentale, la privacy, che oggi si basa sulla solidità di tecnologie come la crittografia. Come si bilanciano queste due cose? È tecnicamente possibile dare accesso alle autorità senza compromettere la sicurezza globale? E non è solo una questione teorica. Alcune aziende hanno già preso posizione in modo netto. Signal, per esempio, ha minacciato di lasciare il mercato europeo se Protect EU imponesse backdoor nei sistemi di messaggistica cifrata, perché questo comprometterebbe la fiducia e la sicurezza dell'intero sistema. E rimane una domanda di fondo quasi filosofica. Se la crittografia end-to-end è nata proprio per essere impenetrabile da terzi, che senso ha cercare un accesso legale? Non è una contraddizione in termini? Si può davvero creare una chiave che
apra solo le porte giuste senza rendere inutile di fatto la serratura stessa. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. E se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!